Ieri sera il vescovo Monsignor Oscar Cantoni, nella messa solenne in Cena Domini, ha ripetuto il gesto della lavanda dei piedi, lavando i piedi a 12 persone, in rappresentanza degli apostoli. Dio si fa piccolo, ha detto il vescovo durante l'omelia, perché noi possiamo intravedere, attraverso questa astuzia divina, un bagliore della sua misericordia che ci visita fin nei nostri peccati e ci salva. La Pasqua del Signore è proprio questo. Gesù si umilia fino alla morte, ha proseguito, e alla morte di croce per il perdono di tutti i nostri peccati. Da qui la nostra liberazione e la nostra salvezza. Intanto, in vista della Pasqua, ci sono gli appuntamenti del Sabato Santo. È il giorno del grande silenzio, dicono dalla diocesi. La Chiesa medita e veglia con Maria il mistero straordinario della morte di Dio fatto uomo. Domani alle 9 in cattedrale, liturgia delle ore con i canonici del capitolo, mentre alle 21, sempre in Duomo, la solenne veglia pasquale. La liturgia prevede il lucernario con la benedizione del fuoco nuovo, l'accensione del cero pasquale che rimarrà acceso per 50 giorni, il canto dell'Exultet, la liturgia della parola che ripercorre la storia della salvezza dalla creazione alla risurrezione del Cristo, la liturgia battesimale, sin dai primi secoli la Chiesa celebra nella notte di Pasqua il sacramento del battesimo, la liturgia eucaristica. Durante la veglia pasquale, il vescovo celebrerà i sacramenti dell'iniziazione cristiana per 8 adulti, definiti catecumeni, eletti ai sacramenti pasquali, il battesimo, la confermazione e l'eucaristia.